Io ho temuto di essere una specie di figliolo imperfetto e sfortunato di Dio. La percezione diffusa è che sono due cose, l'omosessuale e la Chiesa, che non possono stare insieme. Bisogna che gli omosessuali sentano che possono accedere a tutti i sacramenti, lo devono fare, devono smetterla di confessarsi di essere omosessuali. Può la Chiesa cattolica continuare a vietare ogni forma di sesso con l'eccezione di quello matrimoniale? La maggioranza di noi vive questa parte di sé senza che lo sappiano la gran parte dei suoi familiari, dei suoi vicini di casa, dei suoi colleghi, dei suoi concittadini, e quindi molti non se la sentono di allargare questa cerchia della consapevolezza. Problema questo però, problema di comunicazione anche, Sì, è un problema che va affrontato con la giusta gradualità. no? Perché tanti magari non sanno neanche che c'è questa possibilità di vedersi in gruppo. È uno dei motivi per cui ho accettato di fare questo documentario, per dire a tutti che abbiamo dei gruppi di persone gay, credenti, che stanno seguendo un cammino serio, che è stato impostato in modo profondo dai suoi fondatori e che sarà portato avanti con serietà nei prossimi anni.